Telepuppies fanno vaffanculo. Cos'è? Buongiorno. Allora, porca puttana. Siamo su un treno per raggiungere i nostri amici a Treviso e praticamente ci abbiamo messo un quarto d'ora. Non so, che tipo mezzogiorno, sono qui dalle 9, 8 e mezzo. Bene, allora io per un'ora ho dormito e adesso io e Giovanni abbiamo deciso di pausa bar perché abbiamo bisogno di un caffè. Guarda che cazzo quella telecamera così. Arrivata a Treviso in camera, che è ovviamente già un delirio. Non ho avuto tempo neanche di respirare, quindi sono già pronta. Telepuppies fanno vaffanculo. Potrei usare questa come variante ogni tanto, tipo magari al vlog di questo. Mettici a poco questo. Vabbè, vlog. Comunque volevo dirvi che mi sono tagliato i capelli. Muriel è di fretta e quindi va in panico e si arrabbia. E io mi sento di Elio perché mi porta sempre a mangiare nei posti buoni, quindi sicuramente mangiamo bene. Mi ricordo quando una volta Elio disse a mio padre: Mario, stai tranquillo che io tua figlia non la farò mai morire di fame. Mai, è impossibile proprio fisicamente. Ho rubato la felpa di Jaser, che tra l'altro c'è col mio outfit, è una bomba. Abbiamo incontrato delle ragazze al ristorante, anche le mamme che hanno chiamato le figlie che dalla prima fila sono venute qua. Portalo tutto. Qual è il problema? Sono tante cose che non sei così. Scherzo epico finito malissimo. Non era uno scherzo, era reale. È enorme. Scherzo enorme, epico. Tipo un aeroplano. E lei non si è ancora mai arrabbiata. C'è un elicottero. È vero. E lui continua a provarci con me. Io. Perché sei bellissima, Sabrina. Vai, screenate, instagrammatemi tutto. Ogni volta che tutte le tue pagine del cavolo mi mettono le foto e mi taggano, vedo Sofia Viscardi, ti ha taggato. E penso che sia quella vera, ma non è quella vera. Poi Sofia trattino Viscardi, Sofia Viscardi ti logo, ex. Ciao, figlio, c'hai un phone? No. Che so, cioè. mi sono macchiato. Ci ho messo il burdacco non ha funzionato. Ci ho messo l'acqua, non ha funzionato. Ci ho messo l'acqua del sapone e non ha funzionato. Ah, perché non usi via cal? Qui noi ci prepariamo, Lea si trucca, qua c'è Brian. Sì, siamo pronti. E poi c'è Giovanni. Ti sei ancora lavato, bello, te l'ho detto mille volte che ti devi lavare, bello. Dimmi, vai. Vai. Allora, la regola di Firenze è ottima, però l'ingresso in scena non lo mollare. Sì, sì, Elio, vai. Dai, aspettano tutti questo momento nel mio vlog, non puoi non dire niente, devi dire una frase, che è sempre quella vincente. Allora, stiamo per andare in scena, ci siamo riposati 2 giorni, oggi siamo arrivati tutti grandi festa, bellissimo, ho mangiato tanto, pieni di patate. Credo molto in voi, questa sera voglio vedere uno spettacolo bellissimo, più bello delle altre volte, perché ricordatevi che da oggi in poi arrivano tutti i giornalisti. Altre recensioni su grandissimi siti, con scritto scherzo epico. Ma tipo io sono mega famoso, via! Merda, merda, merda! Andiamo a spaccare i culi a questi veneti! Mi sono perso la parte del... Oggi siamo gasati tutti e due. Dai, Treviso top, ragazzi, perché adesso ho sputato su una ragazza in prima fila che con lo spettacolo ha detto: ma sputato addosso! E la cosa ha cominciato a ridere. Tutti abbiamo riso. Ragazzi, sono sconvolta. Stasera mi hanno portato questo. Di un medico in famiglia, che cosa mi frega. Stasera sta porta a porta a me. Raga, è uscito l'iPhone 6. Hanno pregato. Bene, siamo rientrate in camera, ho già indosso il mio pigiama, ovvero la maglietta di Creators on the Road che hanno finalmente deciso di concederci. È dall'inizio del tour che chiediamo del merchandising, finalmente ci hanno dato le magliette. Niente, buonanotte.